facciamo la prima. Chissà
che non possano tenersi lontani dalla rovina. È un evento, di grazia, perché questa è la prospettiva che noi dobbiamo guardare per cogliere tutta l'importanza di questa visita, che non è un atto puramente formale, ma è un atto di preghiera, di invocazione al Signore, perché regali a questa comunità cristiana che vive a terra, in armi, nella mente, quella parresia, quel coraggio di testimoniare il Vangelo entrando dentro la realtà della vita, entrando nei bassi fondi della società, come ha fatto San Giovanni Bosco, per redimere, come ha fatto Gesù, l'umanità segnata dal peccato, perché ogni situazione difficile, ogni divisione, ogni malattia, ogni violenza nasce dal peccato. Ecco allora San Giovanni Bosco che ha questo afflato missionario dentro di sé. Stamattina, rileggendo un po' l'intervista che Papa Francesco ha rilasciato alla Civiltà Cattolica, cita proprio Don Bosco, che ha avuto il coraggio non solo di affrontare le emarginazioni di Torino, ma di pensare a tutta l'umanità. E ha inviato i suoi preti in Patagonia. Questo ha colpito molto, perché è questo il cristianesimo, cioè farsi carico, ciascuno secondo il proprio dono, non di chiudersi dentro una realtà piccola come se fossimo noi, no, più noi ci chiudiamo in noi stessi, riscopriamo il mistero di Dio come in un monastero, per esempio, questo ci apre al mondo, pur anche se siamo rinchiusi, proprio per capire che il dono di Dio è un dono di redenzione, di misericordia, di bontà, di intraprendenza. Noi dobbiamo diventare degli imprenditori dello spirito, un evento di grazia, ma è anche un'occasione per poterci guardare attorno, vedere se noi stiamo custodendo il suo afflato missionario, il suo coraggio di testimoniare il Vangelo, la sua capacità di sentire l'odore delle pecore, come dice il Papa Francesco. Non di continuare sull'alcune, di pettinare, dicevano i vescovi dell'Umbria, di fare i bigodini alle pecore. Dobbiamo andare fuori, nelle periferie, che non vuol dire soltanto materiale, ma nelle periferie spirituali. Tutti abbiamo ricevuto una manifestazione particolare dello Spirito quando siamo stati cresimati. Quindi tutti abbiamo la vocazione alla santità. San Giovanni Bosco è un campione di santità. Il Papa dice che noi dobbiamo cercare la santità delle nostre nonne, delle nostre mamme, quella normale, legata alla quotidianità della vita, facendo bene il proprio dovere. Santi, magari non ci mettono sull'altare, però siamo nell'altare di Dio, nel Parlamento del Cielo. Per il nostro Papa Francesco, perché il Signore lo assista con la sua grazia, lo rinnovi costantemente con la sua forza nel suo mandato di pastore della Chiesa universale e doni ad ogni battezzato la docilità di ascoltare i suoi insegnamenti e viverli nella quotidianità per essere lievito di carità e speranza per tutto il mondo. Preghiamo. Per il nostro Vescovo Ernesto, per tutti i Vescovi e i Sacerdoti,
perché con lo sguardo fisso a Gesù, buon pastore, sappiano fare della loro vita un dono per il gregge a loro affidato e così incoraggiare tutti i fedeli ad essere testimoni del Vangelo. Preghiamo. Padre e Maestro ed amico nostro,
San Giovanni Bosco, che hai speso tutta la tua vita per garantirci un futuro migliore, fa che sia io a continuare ciò che tu hai iniziato, che io sappia amare senza escludere, servire con gioia senza farmi pregare, testimoniare la mia fede senza aver paura del giudizio degli altri. Insegnami a far quanto mi hai chiesto nel migliore dei modi, a compiere i miei doveri per guadagnarmi così un pezzo di paradiso. Maria Ausiliatrice, custodisci la mia vita e mi aiuti a seguire con amore il progetto che Dio ha pensato per me. Amen. Facciamo i palloncini e poi applaudiamo. Ci siamo? Sì. Pronti? Via! C'è allegria, c'è amicizia, tutte le cose più belle, dove c'è Don Bosco, ecco, ci sono tutte queste cose. Nei cuori dei ragazzi ci sono. Quindi nel 1888, il 31 gennaio, morì, però il mio spirito è presente in ogni giovane, in ogni ragazzo. E quindi sono qui per condividere con voi questa grande allegria. E allora, Don Bosco adesso ci dica... Yeah.
Nella società, in tutto il mondo.
Il Papa, nella sua intervista alla Civiltà Cattolica, lui disse proprio così: la nostra vita, la fede ci cambia la vita. Pensate a Pan Giovanni Bosco, è nato perfino in Patagonia con i suoi preti, si è fatto carico. Noi non dobbiamo chiuderci dentro del piccolo ovile, come diceva sempre, dice il Papa sempre, dobbiamo sentire l'odore delle pecore, cioè partire, realizzare dentro di noi, fuori di noi, questa grande proposta d'amore. Va, vendi quello che hai, perché il resto il Signore te lo dà, per provvidenza. Quindi attenzione, nessuno può servire Dio e il danaro. Ecco la grande dicotomia. Però quando nella sala della spogliazione ad Assisi il 4 ottobre tutti si aspettavano che il Papa dicesse vendete le chiese, vendete i conventi, no, 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 ha detto spogliatevi della mondanità, cari preti, vescovi, laici, del clericalismo, clericale e laico, perché ci sono dei clericali anche laici. Questo mi sembra molto attivo di interesse. Altre volte il nostro cuore si scalda per le opzioni, che però passano presto. Per di più, se guardiamo al nostro futuro, tutto è molto frustrato e instabile. Come avviene di seguire Gesù può aiutarci a dare un senso alla nostra vita? Convertitevi e credete al Vangelo. Allora la fede, ecco, in Gesù Cristo ci presenta in noi il progetto che Dio ha su di noi. Il peccato originale di cui voi avete sentito parlare è una realtà fin dalle origini. L'uomo e la donna hanno voluto far di testa loro, anzi hanno voluto diventare come Dio, spodestare Dio dal suo trono. Invece sono stati cacciati al paradiso terrestre, che vuol dire che si sono trovati soli, addirittura nudi, si vergognavano di essere nudi, prima non si vergognavano, hanno perso il rapporto con Dio. Allora per dare un senso alla nostra vita dobbiamo cercare di riscoprire cos'è che Gesù vuole da noi. Dare un senso alla nostra vita ricostruendo il progetto che Dio ha su di noi dopo il peccato originale, e quindi troveremo il nostro posto nella Chiesa, diverso da quello degli altri, ma messi tutti insieme formiamo quella nuova umanità che è la Chiesa, che è sempre santa perché è il corpo di Cristo, ma anche bisognosa di purificazione perché è fatta da tutti noi peccatori. Molte volte cercare la felicità attraverso il piacere immediato delle cose rende tanti giovani tristi. Perché il Signore ci chiede di seguirlo sulla via del sacrificio e della rinuncia? E perché queste cose sono così importanti per trovare la felicità autentica e duratura? Io so soltanto che è vero. Perché il Signore ci chiede di seguirlo sulla via del sacrificio? Perché è la via che ha seguito lui. Poteva trovare un'altra via. Invece ci ha indicato quella via lì. Perché? Perché dopo il peccato originale è entrato nel mondo la sofferenza, il dolore, la morte, la morte. Voglio svegliarmi. La morte. Allora, la via della croce che noi dobbiamo portare, che lo vogliamo o no, durante la vita è faticosa. Non date retta a chi dice che la vita è facile, basta avere i soldi. Non è vero. I soldi non servono, servono, certo, ma se uno vive solo per i soldi, non serve niente. Se il denaro è necessario nella misura in cui mi aiuta a realizzare gli scopi per cui sono chiamato a vivere la vita, allora tutto il resto è il sacrificio. Dire di no, ecco, vuol dire accettare
quel sacrificio della vita che diventa sacrificio redentivo attraverso l'Eucaristia, che è la memoria oggettiva della croce. Ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia, noi applichiamo l'unico sacrificio della croce che il Signore ha celebrato sul Calvario. Ecco perché ogni volta che si celebra la messa dobbiamo avere sempre il crocifisso vicino, perché lì noi abbiamo la memoria oggettiva della croce di Gesù. La Chiesa che offre all'umanità attraverso la croce la chiave per interpretare la sua sofferenza. Come Gesù ha sofferto, anche noi soffriamo, ma come Lui è risorto, anche noi risorgeremo. Quindi la nostra sofferenza è proiettata alla gioia senza fine per redimere l'umanità. La sofferenza di tutti noi in Cristo diventa redentiva, cioè ci aiuta a purgare i nostri peccati, ma anche quelli dell'umanità, anche quelli che non ci pensano, anche quelli che non credono. Quindi diventa un grande atto di solidarietà col Signore. Ecco perché il sacrificio va accettato, va sopportato, ma non per forza, ma per amore. Dobbiamo trasformare la sofferenza in amore. Non è mica facile, però alla fine il Signore con la sua grazia ci aiuta a fare anche questo. Ma molti nostri coetanei in questo preciso istante sono fuori, passano per questa piazza, distratti e inconsapevoli della ricchezza che noi stiamo sperimentando. Altri stanno buttando la loro vita nel vizio, nella droga, nell'indifferenza. Per noi, tuttavia, non è sempre facile comunicare loro la bellezza di seguire Gesù. Come possiamo raggiungerli? Cosa ci chiederebbe oggi Don Bosco? Grazie, Anna. Tu hai messo a fuoco un problema molto importante. È il problema dell'apostolato, veniva così chiamato una volta. Adesso è il problema della missione. Non posso, avete visto che c'è scritto, da mi animas cetera tolle. Gli esegeti avrebbero qualcosa da dire perché si riferisce a cose, ma lui l'ha interpretata così. Fa dammi a me gli uomini da salvare, salvati, il resto non mi interessa niente. Ecco, perché? Perché aveva capito. E lui aveva la mamma che gli insegnava, la sua mamma. Se guadagni anche tutto il mondo, cosa ti serve? Se perdi la tua anima, la tua esistenza, la butti via. Ecco allora l'importanza della presenza di Don Bosco. Ci dice che è possibile cambiare questo mondo. Non riusciremo mai a estirpare la lotta tra il bene e il male, ma potremmo aiutare tanta gente a vincere il male facendo il bene. E allora dobbiamo scoprire la nostra vocazione a salvare. Cristo si chiama il Salvatore. E Don Bosco l'ha capito molto bene. Salvarci da che cosa? Dal male, cioè il peccato. Dalla morte, che è causa del peccato. Quindi salvarci da una vita senza senso. Ecco la prima domanda. Ma per far questo bisogna che noi scopriamo questa vocazione a salvare. Allora noi dobbiamo cercare che nella vita non siamo fatti soltanto per passare la giornata, per guardarci attorno. Dobbiamo uscire, dice il Papa, nelle periferie della città e del mondo, in Patagonia, qui ha mandato i suoi preti, nelle zone più impervie, i missionari, San Francesco Saverio, che era con Sant'Ignazio. Abbiamo bisogno di portare nel mondo la verità e l'amore, che è la stessa cosa. Cristo è la verità che ci fa liberi, ma una verità che si fa a voi, fino a salire sulla croce e a dare la vita per noi. Yeah.
si è fatta suora domenicana nel 1300. E siccome a quell'epoca alla sua età era molto giovane, 12-13 anni, non poteva farlo comunione, dal desiderio di poter ricevere il sacramento. È ricevuto l'ostio, è morto. Questo ha suscitato in quel periodo in Italia una devozione grandissima, che è arrivata fino ai nostri giorni. Poi quando è arrivata, sapete, il razionalismo cristiano, se non c'erano i dati storici precisi, si eliminava tutto. Ma nella Chiesa non contano i dati storici, conta la storicità della fede che entra dentro i cuori. Manifestano questa importanza dell'evento, perché tutti possiamo fare una verifica della nostra vita. Se non per mezzo di me, questa è una parola pesante, molto pesante, che vuol dire che lui è la vita, che lui è il mediatore tra Dio e l'uomo. Thank you.
intensa ed emozionante. Una giornata però che non finisce, perché tutta la notte ci sarà la veglia di preghiera davanti ad un bosco, fino a domattina. Domattina poi alle ore 7 la Santa Messa, poi l'urna passerà nella parrocchia di San Giovanni Bosco. Dopodiché partirà per la comunità salesiana di Macerata. È doveroso a questo momento un grazie innanzitutto a Dio che ci ha dato questa grazia in questa giornata. Grazie a lei, Eccellenza, che ci ha accompagnato, ci ha preparato, ha camminato con noi per questa grande giornata. I giorni precedenti, con i suoi interventi, con la sua bellissima lettera d'accompagnamento a questo giorno, questi eventi di oggi, anche quelli emozionanti, pieni di grazia e di fede. Grazie a lei, Eccellenza, a nome della famiglia salesiana di Terni, a nome dei salesiani dell'Italia centrale. Insieme a lei, grazie a tutta la diocesi, ai confratelli sacerdoti, grazie alle autorità. Terni ha dimostrato e dimostra sempre un attaccamento ad un bosco. E oggi è stata una giornata veramente bella, questa frase, attaccamento alla comunità di un bosco. Ma soprattutto Don Bosco, ecco, ci risveglia la sua passione per i giovani, il suo amore, il suo attaccamento. Ecco, dico grazie a tutti quanti, a voi che siete presenti, e questo grazie portatelo anche alle vostre case,